Dopo molti anni in Serie A tra campionati femminili e maschili in Italia e all'estero, dove ha conquistato ben due scudetti, l'ultimo vinto lo scorso anno con il Novara, Coppa Italia, Champions League, Marco Fenoglio sposa l'idea di eccellenza della LPM Pallavolo Mondo D. Ciao Marco, Ciao, buongiorno. benvenuto ai nostri microfoni. Guarda, l'LPM è veramente orgogliosa di poter vantare un tecnico di assoluto prestigio come te. Dopo i tuoi successi, quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto a questa nuova avventura? Guarda, io ero a casa quest'estate dopo la vittoria dello Scudetto Novara per motivi familiari, quindi ho dovuto fermarmi a Cuneo per un po' di mesi e quindi sospeso l'attività. Mondovini mi ha telefonato, mi ha fatto una proposta di dare una mano per strutturare un po' il settore giovanile e io ho pensato che fosse una cosa interessante e a oggi credo che sia stata una scelta molto ben fatta. Sì, tu tra l'altro sei di origini cuneesi, quindi eri anche vicino a casa. Questa scelta può aver spinto in qualche maniera a portarti qua al palazzetto, al Palamanera. Beh, ma questa è stata una cosa, ti dico. Io dovevo rimanere per forza vicino a casa e quindi questa è stata una scelta, non dico obbligata, però è stata una scelta che all'inizio se non sapevo cosa andavo incontro, adesso dopo qualche mese che sono qua posso dire con certezza che è stata una scelta molto giusta. Quali sono gli aspetti fisici e mentali che differenziano il mondo della Serie A rispetto a quello delle ragazze più giovani? Insomma, quant'è differente l'approccio sia tecnico che psicologico? E in Serie A si lavora con ragazze già quasi formate, almeno dal punto di vista tecnico e caratteriale sono già ragazze molto più mature. Il settore giovanile chiaramente ha un'impostazione tutta diversa, è tutto da costruire, la parte fisica è tutto da fare, la parte mentale sono ragazze ancora in fase di sviluppo, quindi dove il carattere non è ancora acquisito quindi, e la parte tecnica è uguale, quindi il settore giovanile è tutto da fare, quindi si fa un pezzo alla volta. Ogni giorno so che sei qua in palestra per seguire i vari gruppi delle pumine della società, dal minivolley, l'under 18, insomma, quali sono le emozioni che respiri soprattutto nelle ragazze, ma anche nel vederle crescere? Quali consigli ti senti di dare loro per aiutarle a migliorare? Guarda, io vado da tutti i gruppi, da quelli piccoli che fanno la seconda e la terza elementare fino a quelle più grandi che fanno l'under 18 e cerco di seguire e dare i consigli per cercare di farle crescere, impostare la parte tecnica nel migliore dei modi e per quello che si può fare anche un po' la parte mentale, quindi insegnare l'approccio agonistico alle partite, a non mollare mai e la parte fisica, quindi c'è veramente tanto da fare, però è molto bello perché si arriva a casa sempre contenti perché nei giovani, anche nei più piccoli, è tutta un'altra cosa, cioè non c'è ancora quell'agonismo, non c'è ancora quella cattiveria, quindi si fa sport, è uno sport sano ancora. La società ha sempre dato molta importanza al gruppo degli allenatori che seguono le atlete. Come ti sei trovato a inserirti in questo gruppo di persone? Ma io mi sono trovato veramente molto bene, seguo tutti, mi ho trovato grande disponibilità a confrontarsi, quindi mi sono trovato veramente molto bene. Il gruppo che seguo un pochino di più è l'Under 16, quello che fa la fase regionale, e secondo me stiamo facendo un grande lavoro molto vicino a quello che si fa con le squadre di categoria, proprio per cercare di dare un aspetto il più professionale possibile a queste ragazze. So che anche tu poi hai partecipato l'altra sera all'incontro di presentazione del libro di Marco Braico. L'LPM è sempre stata molto sensibile ai temi sociali, insomma, del territorio. Cosa pensi personalmente di questo aspetto di vicinanza al territorio e alle associazioni della società? A Mondovì fa sicuramente bene perché è una società che vuole crescere, vuole avere un peso specifico importante nella regione, secondo me deve fare oltre che bene l'aspetto tecnico ad alto livello, anche tutto quello che è il contorno, quindi l'attività nelle scuole e soprattutto partecipare a tutte quelle che sono come possiamo dire, tutti gli incontri, tutte le manifestazioni per raccogliere dei fondi per cose molto importanti come quella che è stata il libro di Marco. È stata una serata molto, molto bella, lui lo conosco molto bene perché mi ha arbitrato anche la finale Scudetto, mi ha arbitrato nei maschi, quindi lo conosco da molto tempo, però quando ascolti queste cose qua, impari che queste storie, impari anche che lo sport deve per forza essere un collante anche per queste attività dove si può dare una mano a qualcuno, quindi Mondovì sicuramente già un'eccellenza nel settore giovanile, ancora facendo attività di questo genere credo che abbia una rilevanza molto importante e faccia di una società veramente di alto livello.
Hai parlato giustamente di collante della società. Che idea ti sei fatto comunque anche da parte del pubblico, dei genitori che seguono, soprattutto le ragazze, le bambine che segui? Ma qui c'è grande collaborazione tra i gruppi, tra le famiglie e la società, perché i genitori si danno molto da fare anche per aiutare le squadre nelle trasferte, per segnare i punti, quindi c'è una grande collaborazione fra società e famiglie. E quindi credo che sia una cosa molto ben fatta anche da parte, da molto bisogna dare merito alla società perché è capace di coinvolgere tanti genitori, non sempre questo accade dappertutto. Io allora ti congedo con un saluto calorosissimo e ti chiedo allora anche a te di fare lo stesso per quanto riguarda i tifosi, Mondovì, insomma, tutte le ragazze che stai seguendo. Ma io spero che Mondovì, non voglio portare sfiga perché quando si fanno dichiarazioni di certo tipo dopo magari si rischia di creare qualche problema. Quindi io spero per loro, per la prima squadra, che sia un grande campionato. Al momento sta andando benissimo, molto bene, quindi mi auguro che continui. L'importante è arrivare pronti quando conta, cioè a marzo. Adesso alla fine conta poco, però mi sembra che la società stia lavorando benissimo e mi auguro che il palazzetto sia sempre pieno perché quello in casa fa la differenza. Grazie mille. Prego.